Buongiorno a tutti, io sono Roberto Reani, costruttore di questa chitarra. Il mio laboratorio è a Como, da lì è nata l'idea di chiamare poi questa linea particolare con i nomi del posto, quindi la chitarra bianca che il maestro Pascal poi dimostrerà, la chitarra verde si chiama Bellagio, mentre la chitarra rossa si chiama Breva, di fatto è il vento che soffia sulla linea. La cosa interessante che mi ha spinto a progettare questi strumenti è l'idea di mischiare una linea vintage con dei componenti moderni, cercando di sfruttare la parte estetica dello strumento ai fini appunto della suonabilità comoda, precisa e intonata degli strumenti attuali. Da lì credo che ho già parlato troppo, vi dico due specifiche riguardo allo strumento perché non vorrei togliere tempo alla dimostrazione. Lo strumento che ha in mano appunto Giuseppe è una Bellagio realizzata completamente in pino con il manico di Mogano, la tastiera di palissandro. La configurazione, per quelli che sono più vicini che possono vedere, la configurazione tipica di un modello Telecaster, con al ponte un pick-up a volte da me e al manico invece un gold foil di produzione americana di Jason Dollar. Per quanto riguarda la parte elettrica, controllo di volume, tono, selettore delle posizioni che combina manico, manico più ponte e ponte. Una delle cose interessanti, grazie, è il sistema di fissaggio che ho preventato per appunto far sì che il manico e il corpo possano essere uniti con una configurazione inusuale, precisa e meccanicamente stabile. Quindi hanno questo sistema monovite che consente un perfetto assemblaggio, una perfetta regolazione poi dello strumento una volta realizzato. Detto questo, vi facciamo sentire come suona lo strumento. Thank you.
L'ultima chitarra, prima di salutarvi, è quella che dicevo, chiamata Breva appunto, corpo in ottano, mani in minaccia, una tastiera in Bengue. La configurazione montata su questo battipenna è di Travis Colcoy, che anche in questo caso sono stati a volte da me. Ponte tipo delle casse, ricordo i passaggi del corpo. La peculiarità di questo strumento è che ha un battipenna plug and play, quindi chiunque, anche un esperto di fagliatella a casa può montare un nuovo battipenna con una nuova configurazione di pickup. Basta semplicemente collegare un cavo e riavvitare il battipenna sul corpo dello strumento e riaccordare lo strumento. È uno strumento molto comodo perché pesa solo 2,5 kg ed essendo completamente scavato all'interno, sono molto simili a quelle di una chitarra semi.